Salve a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial dedicato al mondo Macintosh. Di nuovo ho lasciato passare un bel po' di settimane prima di pubblicare un nuovo video sul canale. Mi dispiace, ma purtroppo in questo periodo spesso succede che la mia testa è altrove o altre cose di cui occuparmi o che mi invadono la testa e quindi non riesco a concentrarmi come dovrei su queste cose. Comunque, lasciando perdere le chiacchiere e per tornare a questo nuovo video che sto pubblicando adesso, in questa sessione volevo preoccuparmi di una cosa che effettivamente viene spesso affrontata e che è in un certo senso un tema caldo all'interno degli utenti Mac. Nel senso che non c'è una vera e propria risposta universale, ma è un qualcosa che molti vivono in maniera diversa a seconda delle proprie convinzioni personali, e non è che ci sia una risposta giusta e una risposta sbagliata, semplicemente tante risposte diverse a seconda appunto della vostra situazione. La domanda a cui cerco di dare una risposta, perlomeno diciamo indicativa, è: cosa devo fare quando ho finito di usare il mio Mac? Lo devo mettere in stand-by, in modalità sleep, oppure lo devo spegnere proprio? Sono due cose, diciamo, diverse, entrambe con i propri pro e i propri contro. Io personalmente, per come sono io, uso sempre la modalità sleep, assolutamente la modalità sleep, perché io vivo un po' in simbiosi con il mio computer, quindi mi capita di continuo di tornarci, di rimettermici. Comunque, fondamentalmente, appunto, ci sono queste due modalità: o la modalità sleep, quindi mettere il Mac in standby, ma mantenerlo in un certo senso operativo, così che basta premere un qualunque tasto della tastiera per riattivarlo e ricominciare da dove si era lasciato, oppure spegnerlo proprio. Il che vuol dire che poi dovete riaccenderlo, rieffettuare il login, eccetera, eccetera. Qual è meglio? Come vi dicevo, non c'è una risposta universale a questo. Diciamo che se voi lo mettete in sleep, questa è una cosa che può essere utile per quelle persone che come me lo usano molto spesso e come minimo una volta al giorno. Cioè, se voi lo usate tutti i giorni il vostro Mac, per qualunque motivo, una o più volte durante il giorno, allora la modalità sleep può andare benissimo, perché comunque è molto pratica, soprattutto se non condividete il Mac con altre persone. Se condividete il Mac con altre persone, al contrario, oppure, caso simile, se vi trovate a usare un portatile in un luogo pubblico, in una biblioteca, scuola, lavoro, via dicendo, e avete paura che qualcuno possa usarlo senza il vostro consenso, quando lo lasciate incustodito, allora, oltre alla modalità sleep, c'è anche la modalità di logout. Cioè, cosa vuol dire? Che dovete uscire dal vostro account quando lo lasciate in standby, oppure molto più semplicemente, se noi andiamo nelle preferenze di sistema, così intanto vi faccio vedere un po' di cose. Dovrebbe essere, se non ricordo male, in risparmio energia, questo qua con la lampadina, esatto, sì. Allora, come vedete, qui ci sono due slide, ci sono due opzioni. Uno dove dice computer sleep, quindi il computer in standby, e l'altro dove dice display sleep. Allora, se non sapete la differenza, ve la dico io. Display sleep significa semplicemente che se voi non utilizzate il vostro Mac per un po', non digitate niente, non cambiate pagina, insomma, lo lasciate lì senza fare niente, e questo succede anche, per esempio, se state ascoltando della musica con iTunes o con altri programmi. Ovviamente non succede se state guardando un video, perché quello si presume che il vostro display vi serva. Nel caso della musica invece non è detto, può anche darsi che lo utilizziate in sottofondo mentre fate altro, e di conseguenza si attiva comunque questa opzione, cioè il display sleep, cioè il display che va in standby. Cosa vuol dire? Voi qui lo potete settare, di default, se non sbaglio, dovrebbe essere 10 minuti, poi qui potete settarlo come volete, da un minuto fino a svariate ore o mai. Per esempio, se voi lo mettete su 15 minuti, se voi lasciate il vostro Mac incustodito oppure semplicemente non fate nessuna operazione per 15 minuti, il computer spegne il display diventa nero come se fosse spento,
Ma attenzione però, perché il computer non va in sleep, il computer non si spegne, si spegne semplicemente lo schermo. Per cui significa, per esempio, che se voi state riproducendo una canzone, quella canzone e la vostra playlist continua ad andare in riproduzione. Se voi state scaricando un file con Torrent, per esempio, o con altre cose, per esempio, state scaricando un file grosso dall'App Store, che ne so, un programma di vari giga, ci mette un po' di tempo, voi andate a fare altro. Intanto passano i 15 minuti e lo schermo si spegne. Ma attenzione perché si parla solo dello schermo. Si parla solo dello schermo, il che significa che in background, in sottofondo, come si dice, il programma continua a scaricarsi. Oppure la canzone, la playlist che state ascoltando continua in modalità play. Quindi il computer rimane attivo, semplicemente si spegne lo schermo. Fondamentalmente per risparmiare energia. Diverso appunto è il caso di computer sleep, cioè il caso del computer che va in stand-by. Qui è proprio il sistema che si spegne. Per cui se voi lasciate su never, come faccio io, perché io sono di quelli che lascia sempre il Mac acceso, perché c'è sempre qualcosa che sta facendo, che sta scaricando, che sta aggiornando, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Per cui, come vi dicevo, io non voglio che il mio Mac si spenga senza che lo spenga io. Di conseguenza ho impostato su never, su mai. Altrimenti anche questo è personalizzabile, come vedete, man mano che lo spostate. È chiaro che man mano che lo spostate indietro meno di 15 minuti, come vedete, vi va indietro anche quello dello schermo, perché ovviamente non è che si può spegnere il computer e lo schermo rimane acceso. Di conseguenza, se voi avete impostato per esempio 15 minuti come tempo limite per lo spegnimento dello schermo automatico, se voi impostate di più, questo si muove indipendentemente. Se voi impostate di meno, è chiaro che diminuisce contemporaneamente anche quello del display, perché come dicevo è impossibile che si spenga il computer con lo schermo che rimane acceso, quindi ovviamente è normale che faccia così. Io, come dicevo, lo lascio sempre su mai, perché non voglio che il computer vada in stand-by o addirittura si riavvii senza che io lo autorizzi. Quindi questo è il senso dei due diversi comandi. Standby del computer, si spegne tutto, e standby del display e basta, si spegne lo schermo, ma qualunque operazione che il computer sta facendo in background rimane attiva. Tornando al discorso di prima, se voi state usando per esempio il vostro computer in una biblioteca, a scuola, al lavoro e volete fare il logout perché avete paura che qualcuno possa utilizzare il vostro Mac senza il vostro consenso, invece dovete andare qua. Sicurezza e privacy, questo qua. Intanto io qui metto la mia password per abilitare i cambiamenti. Eccolo qua, come vedete, qui dove dice disabilita login automatico. Questo cosa significa? Significa che quando voi uscite dal vostro account o per esempio spegnete il vostro computer, quando poi lo riaccendete, il vostro computer entra automaticamente nel vostro account senza chiedere la password, che magari c'è ed è impostata, semplicemente la bypassa per farvi risparmiare tempo. Se voi non volete questo, ma volete che all'avvio del computer vi mostri la richiesta di password, dovete despuntare questo qui in modo che ogni volta che riavviate il computer vi chieda la password. E questo per motivi di sicurezza. Altra cosa, dovete spuntare anche questo qui e magari metterlo immediatamente in modo che appena scatta lo screensaver o lo schermo va in standby, quando poi lo andate a riattivare premendo il tasto, non torna automaticamente all'interno del computer, ma anche in quel caso lì vi chiede la password. Quindi se voi siete in una libreria, in una biblioteca, in un luogo pubblico, al lavoro, quello che volete, dovete spuntare questa opzione qui all'interno di security, sicurezza e privacy, che vi permette di abilitare questa funzione che richiede la password non solo quando voi riavviate il Mac, ma anche quando semplicemente lo risvegliate, diciamo così, dallo standby. Io ovviamente non condivido questo computer con altri, quindi non mi interessa e ovviamente non lo metto, ma se a voi vi interessa lo potete fare tranquillamente. Come dicevo, a parte questo caso qui, che si pone semplicemente se voi utilizzate un portatile in un luogo pubblico o se voi condividete il Mac con altre persone, normalmente, a prescindere da questo, ci sono i due casi: spegnimento
e standby o modalità sleep. Ovviamente li potete scegliere entrambi dal menu Mela qua, dove dice, come vedete, sleep o standby, restart, riavvia, shutdown, spegni. Oppure logout, in questo caso qua, come vedete. Oppure, nel caso abbiate un portatile, semplicemente per andare in standby vi basta semplicemente chiudere il coperchio, chiudere lo schermo, che automaticamente parte la modalità sleep. Qual è il lato negativo della modalità standby o sleep? Ovviamente il consumo di energia, che badate bene è veramente minimo, però c'è. Quindi se voi tenete il vostro Mac staccato dall'alimentatore e utilizzate la batteria, dovete comunque sapere che ovviamente lasciando il Mac in standby, pur se è spento, non utilizzato, con lo schermo spento e via dicendo, qualcosina di energia spende. A me personalmente è capitato di non usare il portatile per più di una settimana, per più di una decina di giorni, perché ero a casa e usavo sempre l'iMac, e sinceramente quando l'ho riaperto dopo 10 giorni non ho notato questa mostruosa mancanza di energia. Cioè sì, la batteria era più bassa, ma comunque lo potevo usare tranquillamente ancora senza connetterlo per svariate, non dico per svariate ore, ma almeno per un'ora abbondante. Quindi comunque in ogni caso non vi preoccupate che se anche lo lasciate in standby non è che il giorno dopo è già morta la batteria, al contrario avete svariati giorni di autonomia, volendo anche 2 settimane e più se la batteria era carica. In realtà io il Mac lo spengo solamente quando vado in vacanza e non sono a casa per svariati giorni, quando ci sono degli aggiornamenti importanti che richiedono il riavvio e praticamente basta. A parte questo, rimane sempre acceso al massimo in sleep. Per cui io, se volete la mia opinione personale, usate la opzione sleep, ma ovviamente questo dipende da voi. Dall'altro lato abbiamo la modalità shutdown, la modalità appunto spegnimento del Mac. Se voi spegnete il Mac, dal lato positivo ovviamente non avete nessun consumo di energia, e dal lato negativo invece ovviamente dovete riaccendere il vostro Mac ogni volta che poi lo andate a utilizzare, impostare la password se è impostata, eccetera, eccetera. Quindi è un po' meno fluida la cosa. Un'altra cosa positiva dello spegnere, come vi accennavo anche sul mio tutorial riguardo al recupero dello spazio interno, è che lasciando il Mac acceso per molto tempo si accumulano tutti dei file cachè, file temporanei, file di internet, file di sistema, e adesso non mi ricordo tutti i nomi particolari, ma non penso che ve ne freghi più di tanto, l'importante è il concetto, non l'elenco dei nomi. E si accumulano un po' questi file che vanno a occupare spazio, per cui, come vi dicevo, se io per svariate settimane non spengo il mio Mac, quando per qualunque ragione lo vado a spegnere, se vado a controllare lo spazio libero del mio hard disk prima e dopo dello spegnimento, c'è caso che recuperi anche 2-3 giga. Perché? Perché quando il Mac si spegne, tutti quei file temporanei vengono cancellati, il browser si riazzera. Le pagine internet che erano precaricate si riazzerano, tutti i vari file di sistema si riazzerano, di conseguenza tutto parte da zero e ci sono dei giga liberi in più di spazio. Questo se non avete dei problemi seri di spazio nel vostro hard disk, non penso che vi influenzi in maniera negativa più di tanto, anche perché credo che ci siano poche persone che non spengono il proprio Mac ai livelli con cui lo faccio io. Di conseguenza a me sono 3-4 giga dopo svariate settimane, mesi che non spengo il computer. Se voi non lo spegnete per 2-3-4 giorni, anche per una settimana, diciamo così, avrete solo pochi megabyte di differenza, per cui non vi state a preoccupare. Però bisogna sapere che ci sono questi file che lentamente, molto molto lentamente, si accumulano. Quindi i lati positivi dello spegnimento sono ovviamente la totale sicurezza, la totale mancanza di consumo di energia e l'eventuale recupero di spazio per l'eliminazione di tutti questi file temporanei, cache, browser, internet, eccetera, eccetera.
Lato positivo ovviamente è che non è pratico perché tutte le volte dovete riaccenderlo, soprattutto se è un modello vecchio, magari potete aspettare un po' di tempo prima che si riavvii, non è che sia rapido come i Mac di oggigiorno con gli SSD che si avviano in pochi secondi, a volte può succedere che ci metta un sacco di minuti se un computer è vecchio e lento a riavviarsi, di conseguenza il fatto di doverlo aspettare che si riavvia ogni volta potrebbe cominciare a essere un problema serio, diciamo così. C'è una guerra calda in un certo senso tra le due fazioni all'interno del mondo Mac, all'interno del mondo Apple. Io ho visto gente e gente di ogni tipo fare i partigiani per entrambi gli schieramenti. No, se lo lasciate sempre in stand-by si rovina. No, se lo spegnete sempre invece no, si rovina di più perché OS X è fatto per rimanere in stand-by e se lo spegnete e lo riavviate troppe volte alla fine è peggio, eccetera, eccetera. Ne ho sentite di tutti i colori e mi rifiuto di star qui a farvi un elenco di tutti i pro e i contro veri, presunti o inventati di sana pianta che ho sentito in giro sul web. Quello che dovete sapere è semplicemente questo: riavvio o comunque spegnimento del Mac, lati negativi, non è pratico, se il Mac è vecchio ci può mettere un sacco di tempo a riavviarsi, eccetera, eccetera. Lati positivi, non consuma nessuna energia, si libera lo spazio perché vengono eliminati tutti i file temporanei che si accumulano man mano che il computer rimane acceso, anche se in stand-by. Modalità sleep è più utile se voi utilizzate il computer spesso, anche più di una volta al giorno. È utile perché ovviamente vi basta un clic su un tasto o sul mouse per riavere il computer pronto all'uso. Lati negativi, consuma un pochino di energia, anche se molto lentamente. Possono esserci dei problemi di privacy se usate il computer in pubblico, ma in questo caso subentra la modalità inserisci password al login, che vi dicevo prima, dalle preferenze di sistema, quindi questo si può tranquillamente bypassare. E cose di questo genere, insomma. Io, se volete il mio parere personale, vi dico: non abbiate paura a tenere il Mac acceso anche per periodi medio-lunghi, diciamo così. Il mio iMac è del 2011, quindi ormai comincia ad avere 5 anni quasi. Comincia ad avere 4-5 anni ormai, e in tutto questo tempo, fin dal giorno 1, in tutto questo tempo, io l'ho lasciato sempre acceso in stand-by. Non ho assolutamente avuto alcun problema, per cui se siete incuriositi da questo, come dire, modalità stand-by, non abbiate paure perché sicuramente il Mac non si rovina. Ma ripeto, questa non è una domanda con risposta giusta e risposta sbagliata. Entrambe possono essere risposte giuste a seconda delle vostre esigenze, del vostro temperamento, del vostro carattere e del modo in cui voi usate e vi approcciate al vostro Mac. Io direi che ho detto anche troppo, a questo punto vi lascio, mettete un mi piace se avete apprezzato il video e date un'occhiata alla pagina Facebook anche e ci vediamo alla prossima volta.